Mi preme salutare le autorità intervenute e in particolare il nostro Ministro della Difesa per aver ancor di più impreziosito la cerimonia odierna con la propria presenza, colmando il senso di vuoto che il contesto pandemico ci impone. Saluto anche con piacere il nostro amato generale Serino, che ritrovo tra queste mura dopo diversi anni nel suo nuovo incarico di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Saluto il nostro comandante Pepe, a cui rivolgo un grande applauso per quanto sta svolgendo nonostante l'avversità di questi mesi, sia nell'ambito di una didattica innovativa, sia nel suo costante impegno volto a riqualificare gli spazi della scuola, approfittando talvolta, insomma, del vuoto degli allievi che non sono ovviamente presenti. Cari allievi, siamo qui oggi per celebrare il giuramento di fedeltà alla patria del corso intitolato alla Medaglia d'Oro al Valor Militare Carlo Buffa di Perrero. Siamo pochi, è vero, manca il pubblico e mancano i vostri cari, che vi seguono con tanto più affetto quanto più grande la distanza che vi separa da loro. E d'altronde, l'essere pochi non ha mai tolto sacralità a un momento solenne, né ha impedito ad alcuno di compiere il proprio dovere. Mi sovvengono le parole che Shakespeare fa pronunciare al re Enrico V alla vigilia della vittoriosa battaglia di Azincourt. Noi pochi, noi fratelli, noi band of brothers. Ebbene sì, noi siamo fratelli e insieme combatteremo questa battaglia contro la pandemia e la vinceremo perché così anche la storia ci ha insegnato. Difatti, se pensate che questa sia la prima volta che succede una cosa del genere, ebbene sappiate che sfogliando le pagine del libro del generale Grasso, nostro primo comandante della riapertura sulla storia della nostra scuola, nel 1880, proprio quando Buffa di Perrero era un allievo come voi, ci fu una gravissima epidemia di tifo che costrinse il comando della scuola a dislocare 100 allievi in una caserma di Porta Vittoria, onde evitare il propagarsi del contagio. Come vedete, la storia si ripete. Semper idem, sed aliter. Noi oggi, nel solco di una tradizione secolare, celebriamo il giuramento del corso intitolato alla memoria del conte Carlo Buffa di Perrero, comandante del battaglione Alpini Pieve di Cadore, caduto alla testa dei suoi soldati del 138° reggimento in medaglia d'oro al valore militare. Gustav Mahler, il grande compositore austriaco tardoromantico, ha scritto: «La tradizione è la custodia del fuoco, non l'adorazione della cenere», il che vuol dire: tenete viva la fiamma e buttate via le cattive abitudini. Questo è il compito di voi giovani allievi che oggi giurate. Alimentate e custodite il fuoco della nostra tradizione con il vostro entusiasmo, la vostra forza e la vostra fede. Viva l'Italia, viva le forze armate, viva la scuola militare Teulier. Prende la parola il vice sindaco della città di Milano, dottoressa Anna Scavuzzo. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Signor Ministro della Difesa, signor Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, signor Comandante, sono felice e onorata quest'oggi di portare il saluto di Milano, il saluto del sindaco, dell'amministrazione e della città intera. Un omaggio alla cerimonia di giuramento Rivolgo un di saluto questo corso particolare e a della voi, scuola. allievi. Un omaggio a ciò che è stata, a ciò E che vi allievi della siete e a ciò scuola. che sarete per noi tutti. Saluto tutte le autorità militari, le autorità civili e religiose che sono presenti oggi e che raccontano un rapporto consolidato nel tempo fra la città tutta e questa scuola. Rivolgo un saluto particolare a voi, allievi e allieve della scuola, perché il vostro giuramento alla fedeltà e fedeltà alla Repubblica è per noi un monito e forse una lezione anche di vita e di democrazia. Voi siete i protagonisti di questa cerimonia e insieme a noi ci aiutate a rinnovare quella promessa di fedeltà che è nel cuore di ciascuno di noi. L'affetto dei milanesi è affidato alle mie parole,
perché purtroppo siamo un po' lontani da quello che è il contesto in cui di solito svolgiamo questa cerimonia, ma credo non mancherà di essere vicino al vostro sentire quest'oggi. All'orgoglio per il lavoro che vi ha portato fino qui c'è l'augurio per quello che sarà il vostro futuro e anche per il contributo che potrete portare al nostro paese. Milano, lo abbiamo sentito, ce lo siamo ripetuto, è legato all'atelier da un rapporto solido e da una simpatia che si rafforza anno dopo anno. L'apprezzamento per questa istituzione è testimoniato da tanti segni, da tante presenze, oltre che da tante parole, e non dimentico la cittadinanza onoraria concessa alla scuola nell'anno 2002. C'è un legame che ci unisce e che ha radici ancora più antiche, lo ascoltavamo all'inizio di questa cerimonia. Per più di 200 anni, pur con alterne vicende, un po' come è stato quest'anno, Milano ha condiviso con la scuola i momenti più drammatici della propria storia, dal Risorgimento a dalle guerre mondiali. Le cinque giornate sono state occasione di coraggio con cui gli allievi si batterono insieme a tutti i milanesi per liberare la città. E ogni anno, come ci siamo detti all'inizio, ricordiamo quell'evento con lo scambio fra Milano e la scuola del Tricolore, che fu esposto in Duomo durante l'insurrezione. È bene che sia qui oggi, pur con quelle alterne vicende di cui parlavo prima, perché è comunque un segno di grande fraternità fra voi, la città e il paese. Quest'anno non abbiamo potuto svolgere la cerimonia come avremmo voluto, nel mese di marzo, come di tradizione, ma la presenza del Tricolore ci ricorda il rispetto per una tradizione che ha radici profonde. Voi siete parte integrante della nostra comunità, siete un'occasione di formazione per chi fa parte della scuola, ma anche per chi vi guarda nel vostro percorso. E certamente contribuite ad accrescere il prestigio e la qualità dell'offerta formativa della nostra città, attirando anche ragazzi e ragazze da tutta l'Italia. E quindi è una scuola di cui siamo onorati di poter godere, ma sappiamo di essere al servizio del paese intero. La partecipazione dei militari e degli allievi ai tanti momenti della vita sociale della città è per noi un'abitudine, ma non dobbiamo smettere di ringraziarci. Abbiamo avuto tante occasioni in cui ci siamo incontrati e certamente l'umanità e la professionalità con la quale tutti i rappresentanti dell'esercito e delle forze armate non hanno mancato di aiutarci in questo periodo è per noi motivo di ringraziamento. Un ruolo centrale lo avete svolto in questi mesi di pandemia e credo che l'assistenza alla popolazione abbia goduto di quell'umanità e di quella professionalità che non mancano mai. E nella vicinanza e nell'incontro fra l'esercito e la cittadinanza credo risieda il più profondo significato di questo momento insieme. Grazie, voi oggi siete un simbolo di una gioventù che si impegna per il nostro paese e per la nostra Repubblica, siete parte del futuro della nostra città e del nostro paese e noi siamo orgogliosi di voi. Tutta Milano si stringe a questa vostra cerimonia e un saluto alle vostre famiglie che credo condividano l'orgoglio nel vedervi qua. Viva l'Italia, viva l'Atelier, viva Milano. Prende la parola il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata, Pietro Serino. Scuola militare, attenti! Autorità civili, religiose, militari, gentili ospiti, buongiorno. Per me è veramente un onore, oltre che motivo di orgoglio e anche di un po' di commozione, prendere la parola in occasione del giuramento degli allievi del corso Buffa di Perrero III. Il mio primo pensiero e deferente omaggio va alla bandiera di questo glorioso istituto, simbolo della patria e delle virtù militari, qui schierata per suggellare la solennità del giuramento che avete appena prestato.
un giuramento pubblico e collettivo che vi impegna per tutta la vita di fronte all'intero Paese e che sono sicuro voi saprete onorare. Ringrazio sentitamente il Ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerrini, la cui presenza è segno tangibile della costante vicinanza delle istituzioni all'Esercito, il Vice Sindaco del Comune di Milano, che ringrazio anche per le bellissime parole pronunciate, e che è simbolo della vicinanza e del legame che unisce l'Esercito italiano e la Scuola Militare Toliè a questa splendida città, di cui peraltro sono stato anche per un breve periodo cittadino. Il Vice Prefetto di Milano e tutte le autorità locali, e l'assessore della Regione Lombardia, il direttore generale dell'ufficio scolastico, e un sentito grazie anche al gruppo delle medaglie d'oro, al valore militare, ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma, in particolare all'associazione ex allievi della scuola Teulier, agli illustri docenti, agli istruttori, al quadro permanente e ultimi in ordine di citazione, ma sicuramente primi in ordine di ringraziamento, i familiari dei nostri allievi che sono costretti alla distanza dalla pandemia, ma di cui sentiamo forte la presenza. E vengo ora a voi, allievi e allievi del corso Buffa di Perrero III, che siete i veri e autentici protagonisti di questa giornata. Con il giuramento siete entrati ufficialmente a fare parte della famiglia dell'Esercito, una famiglia che fa del servizio alla nazione, ai cittadini, la sua ragione essere. È una famiglia della quale farete parte tutta la vita, anzi di cui vorrete far parte tutta la vita, anche se le vostre scelte vi porteranno a indossare un uniforme diverso oppure un abito civile, perché le amicizie che stringerete tra queste mura, i legami che vi accomuneranno a tutti coloro che hanno frequentato le atelier prima di voi e che la frequenteranno dopo di voi, e soprattutto i valori che appresi qui vi accompagneranno nel vostro percorso umano e professionale, tutte queste cose non vi abbandoneranno mai e vi faranno sempre sentire legati all'Esercito e alla scuola militare. Una riflessione vorrei anche farvi proprio per testimoniare questo legame. Pensate, avete sentito per prime le parole della medaglia d'oro, il generale Agliosa. Lui è stato uno di voi, anche se all'epoca l'atelier era chiusa e quindi ha frequentato un'altra scuola militare. E quando nel 77, compiendo quello che sono sicuro per lui era semplicemente il suo dovere, ma in realtà guadagnandosi la più alta decorazione al valor militare, io ero uno di voi, anzi sono uno di voi. E questo è un legame che vi accompagnerà per tutta la vita e che sentirete forti, ve lo assicuro. Ma questa consapevolezza, questo senso di continuità investe anche i vostri istruttori, i vostri professori, i vostri comandanti, che vi dedicheranno tutte le attenzioni con la fermezza e l'autorevolezza che un formatore coscienzioso deve avere. E questa vostra nuova famiglia oggi conferma anche l'impegno assunto con i vostri genitori, l'impegno di accompagnarvi nel percorso che farà di voi cittadini e cittadine esemplari. Non sarà una strada facile, ma voi avete già dimostrato, per il solo fatto di essere qui, che avete la forza di impegnarvi, di superare difficoltà e di rendere possibili i sogni che talvolta sembrano lontani. Io sono sicuro e certo di rivedervi qui tra 3 anni, quando festeggerete il vostro MACP 100, che oggi vi appare lontanissimo, ma che invece è dietro l'angolo. Vi rinnovo il benvenuto nell'Esercito e vi auguro con il cuore le migliori fortune. Viva il corso Buffa di Perrero III, viva l'Esercito, viva la Repubblica. Scuola militare, riposo. Prende la parola il Ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerrini. Scuola militare, attenti! Comandante di riposo, grazie. Scuola militare, riposo! Generale Serino, generale Sganga, colonnello Pepe, autorità, gentili ospiti, rivolgo a tutti voi il saluto caloroso del Governo, delle Forze Armate e mio personale. Desidero ringraziare per la loro presenza il Vice Sindaco di Milano Anna Scavuzzo, l'Assessore regionale Stefano Bolognini e il Vice Prefetto Dottor Natalino Manno. Rivolgo un sentito ringraziamento
a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Descalzi per il profondo senso di vicinanza che la Diocesi ha saputo esprimere a tutta la comunità lombarda in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo. Porto il mio saluto al Presidente dell'Associazione Ex Allievi Teaulier, Gianluca Crea, a tutti i cittadini milanesi per l'affetto che lega il capoluogo lombardo alla Scuola Militare Teaulier. Dedico infine un pensiero affettuoso ai familiari che stanno seguendo la cerimonia dei loro ragazzi a distanza a causa delle note limitazioni imposte dal Covid-19. A tutti voi il mio sincero ringraziamento per il patrimonio di valori che avete voluto trasmettere ai vostri figli. Sono particolarmente lieto di essere qui per portare il mio saluto ai 52 giovani allievi e allieve del corso Buffa di Perrero III, che oggi hanno prestato il proprio giuramento di fedeltà alla patria. Siete voi protagonisti indiscussi di questa giornata e a voi desidero rivolgere la mia attenzione non solo come ministro, ma anche con lo spirito di un padre che si rivolge alla generazione più giovane. Prima però consentitemi di rivolgere un doveroso omaggio alla bandiera del vostro prestigioso istituto, simbolo della patria, che vi guiderà lungo il percorso che avete deciso di intraprendere, e di ringraziare il vostro comandante, il corpo insegnante e il personale tutto per il loro impegno costante, competente e generoso nel sostenere la vostra formazione. Siete giovanissimi, ma oggi avete compiuto un passo veramente importante nella vostra crescita individuale verso l'età adulta. Qualunque sia il motivo per il quale siete qui oggi, è indubbio che ciascuno di voi ha fatto una scelta di responsabilità, ciascuno di voi ha deciso di affrontare un impegno non facile e che vi distingue dai vostri coetanei. Il vostro obiettivo dei prossimi anni sarà quello di raggiungere quel livello di crescita complessiva che vi consentirà di affrontare responsabilmente, da cittadini preparati e consapevoli, le scelte del domani. In più di 200 anni dalle aule di questo istituto sono usciti non solo comandanti valorosi, ma uomini di cultura, delle istituzioni, diplomatici, professionisti, figure diverse, ma tutte accomunate da una visione della vita incentrata sul dovere, sul senso della responsabilità e sull'onore. La Teaulier ha tutte le potenzialità per garantirvi una formazione che possa costituire la base per il raggiungimento dei vostri più prestigiosi obiettivi personali. Una formazione globale in cui i valori morali sono le fondamenta su cui realizzare la vostra preparazione culturale, caratteriale e fisica. Questo massimo grado di compenetrazione e complementarietà tra formazione scolastica e dimensione etica è la formula che da secoli segna il successo delle scuole e degli istituti militari, perché essi nutrono la mente, formano il carattere, alimentano lo spirito di corpo e soprattutto spronano all'emulazione, quella sana. Non a caso, in tutte le scuole militari è tradizione intitolare i corsi a chi ha lasciato un segno importante durante la sua vita, a chi ha ispirato il suo operato a valori positivi, ponendosi come esempio da seguire. Poiché per il militare l'esempio è davvero tanto e non bastano singoli, rari comportamenti devianti a mettere in discussione quel patrimonio di lealtà, di correttezza, di esemplarità, di abnegazione e di sacrificio di cui dà testimonianza la storia delle nostre forze armate. Una storia che ancora oggi i nostri uomini e le nostre donne continuano a scrivere con passione in Italia, al servizio del Paese e all'estero, dove sono impegnati in 26 missioni in 24 paesi, a supporto della sicurezza e della stabilità internazionale. Ho visitato tanti di quei contingenti all'estero. Ho trovato uomini e donne in uniforme che hanno prestato e prestano il loro servizio per portare stabilità, per portare pace, per portare speranza, e lo fanno con esemplarità,
con professionalità, con competenza, con grande umanità. Pochi giorni fa abbiamo deciso, in seno all'Alleanza Atlantica, di terminare la missione ventennale in Afghanistan. Nei prossimi giorni inizierà il rientro dei militari italiani, degli 800 militari italiani che sono impegnati ad Herat e a Kabul. Li ho visitati più volte nel corso del mio mandato, li ho visitati recentemente, poche settimane fa, anzi, proprio a Herat, mentre celebravamo l'alza bandiera, terminava il mio mandato nel primo governo, e a tutti i vostri futuri colleghi dissi in quell'occasione, durante la cerimonia dell'alza bandiera, che per me era davvero bello terminare il mio mandato insieme a loro nella piazza d'arme della nostra base ad Herat, a omaggiare la bandiera e a cantare l'inno d'Italia. A loro il mio ringraziamento per il lavoro svolto in Afghanistan, così come il ringraziamento a tutti i militari che prestano servizio nelle missioni internazionali e che prestano servizio nelle tante attività operative che svolgiamo nel Paese. Un commosso ricordo ai nostri caduti, un ricordo particolare ai 54 caduti italiani in Afghanistan. Il loro sacrificio è stato l'estremo servizio al giuramento che hanno prestato davanti alla Costituzione e a servizio dei cittadini italiani e delle attività, delle azioni, del lavoro delle Forze Armate. Avete scelto di intitolare il vostro corso al colonnello Carlo Buffa di Perrero III, medaglia d'oro al valor militare, caduto a Castagnevizza del Carso nel febbraio del 1916, nel tentativo strenuo di contrastare l'avanzata nemica. Quello fu un grande atto di eroismo maturato dal corso di un conflitto, la Grande Guerra, che avete appreso sui banchi di scuola, distante fortunatamente dalla vostra quotidianità e da quella di generazioni di italiani che hanno avuto la fortuna di vivere il più lungo periodo di pace dal secondo dopoguerra ad oggi. Un atto di eroismo che voglio ricordare perché non c'è giorno in cui non potremmo essere chiamati, prima di tutto come cittadini, ognuno con il proprio ruolo, a dare il nostro contributo per il bene del Paese. Giorno in cui dover fare appello al nostro senso di responsabilità, di unità, di solidarietà sociale, anche accettando in situazioni estreme limitazioni alle nostre stesse libertà per superare difficoltà inaspettate e apparentemente insuperabili. Come è accaduto da un anno a questa parte a causa di una crisi pandemica che ha colpito il mondo intero e in cui tutta la nostra modernità, fatta di sviluppo, tecnologia, globalizzazione, si è trovata improvvisamente a fare i conti con la semplicità dell'esistenza umana. Lo stiamo tuttora vivendo e allora penso che rinnovare gli insegnamenti del passato, la forza dell'esempio, conoscere chi siamo stati, la forza che siamo in grado di sprigionare come popolo e come singoli di fronte alle difficoltà, sia fondamentale per andare avanti e progettare il nostro futuro e contribuire in maniera sempre più costruttiva e consapevole alla crescita di una società più forte. In questa terra, più che nel resto del Paese, terra alla quale mi sento particolarmente legato per le mie origini, ho visto il Covid causare grandi sofferenze e gravi lutti alle nostre comunità, ma ho visto anche una mobilitazione senza precedenti di tutta la collettività, a cui le donne e gli uomini della difesa hanno fornito fin dai primi giorni dell'emergenza un contributo fondamentale. Ad oggi la risposta delle Forze Armate, in una fase in cui sono di fondamentale importanza il tracciamento e la vaccinazione contro il Covid, si sostanzia in Lombardia 21 postazioni drive-thru difesa attivate nell'ambito dell'operazione Igea e in preziosi presidi vaccinali in cui operano medici e infermieri militari, tra cui quello del centro ospedaliero militare di Baggio e del parco Trenno di Milano. A questi si aggiungono iniziative dedicate, quali quelle dell'impiego di un team sanitario per le vaccinazioni a domicilio delle persone fragili. Consentitemi dunque di cogliere questa occasione per rinnovare la mia più profonda gratitudine a tutte le donne e a tutti gli uomini delle Forze Armate, che anche in questa difficile emergenza sanitaria
hanno saputo confermarsi in un saldo presidio di valori, di dedizione e di impegno. Ma ritornando all'evento odierno e collegandolo a quello della pandemia, diventata trasversale a tutti gli aspetti della nostra esistenza, vorrei sottolineare anche la risposta alla crisi di questo istituto e di tutte le scuole e istituti di formazione militari. Oggi ho potuto constatare che la Teollier ha reagito tempestivamente e con efficacia alle difficoltà imposte dall'emergenza sanitaria, consentendo il normale svolgimento delle attività didattiche e formative nel pieno rispetto delle misure anti-Covid e confermandosi centro di assoluto livello. Ma non è tutto. In questo delicato contesto, gravato dalle esigenze interne alla scuola e dall'organico del quadro permanente ridotto all'essenziale, l'Istituto è stato in grado di fornire anche un importante concorso di personale nelle operazioni di gestione della pandemia messe in atto dalla Difesa sul territorio nazionale, con l'impiego di proprio personale sanitario. E anche per questo vi dico oggi grazie. Allieve ed allievi del corso Buffa di Perrero III, il centro della cerimonia di oggi è il giuramento di fedeltà alla Repubblica che avete appena prestato. Esso racchiude in sé la testimonianza di una scelta di vita che vi porterà ad essere, indipendentemente da quale strada vorrete intraprendere al termine del percorso di studi, cittadini rispettosi dei valori fondamentali che regolano la civile convivenza e sui quali si fonda la nostra Carta Costituzionale. Ricordate però che i valori non si apprendono solo studiando, i valori vanno compresi, condivisi e vissuti e soprattutto fissati con l'impegno quotidiano affinché si trasformino in fatti concreti attraverso scelte e comportamenti coerenti e maturi. Vi auguro di poter oggi progettare e costruire il vostro futuro e vi auguro soprattutto domani di essere testimoni del vostro tempo, entusiasti protagonisti del progresso del nostro Paese. Auguri a tutti voi, quindi. Auguri davvero di cuore. Viva la scuola Teollier, viva l'esercito italiano, viva le forze armate, viva l'Italia. Vengono resi gli onori alla bandiera d'istituto della Scuola Militare Teollier che lascia il luogo della cerimonia. Scuola Militare, attenti! Presentat ar! Onori alla bandiera d'istituto della Scuola Militare Teollier. Militare Fianc Ar. Scuola Militare Riposo. Vengono resi gli onori al Ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini, che, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, lascia il luogo della cerimonia. Scuola Militare, attenti, presentat
Onori al Ministro della Difesa.